Buongiorno, vediamo una panoramica del CMS Drupal versione 8. Allora, abbiamo qui il menu del CMS, quindi contenuto, struttura, aspetto, estendi, configurazione, persone, resoconti, aiuto. Questo menu può essere spostato in verticale o in orizzontale. Questa invece è la pagina, proprio il sito, in questo momento, appena iniziato. Una delle voci fondamentali è struttura, che cliccando apre appunto le strutture, quindi la struttura del sito, layout e blocchi, i menu, la modalità di visualizzazione, moduli di contatto, tassonomia, poi vedremo pian piano queste cose. Qui si struttura il sito. La pagina contenuti, invece, ad esempio, è quella dove scriveremo i contenuti. In questo momento non c'è alcun contenuto. Se vado attorno al sito, abbiamo una pagina home in automatico del tema. Questo è il tema classico che viene preinstallato, che è Bartik. Infatti, se vado a vedere aspetto, che riguarda invece i vari temi, in questo momento abbiamo il Bartik, che è quello che viene messo come di default, come tema. Chiaramente io potrò caricarmi altri temi e utilizzare altri temi. Poi abbiamo gli estendi, che sono appunto i vari diciamo, plugin o le varie funzioni aggiuntive che posso utilizzare, le configurazioni generali, poi vedremo anche come utilizzarle, persone, cioè gli account, cioè le persone, in questo momento c'è l'account amministratore che è quello con cui mi sono registrato, i resoconti dello stato, quindi aggiornamenti disponibili e altre cose, resoconto sullo stato, questo dà un check veloce se il sito o il CMS ha qualche problema, e poi le pagine di aiuto. Questa è la struttura, questa è, diciamo, è la struttura del CMS generale. Vedremo in futuro dei tutorial campo per campo.